Radio 90.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM. Ok, vai, vai, voglio fisica a forno, non ho... Dai, fisica a forno. Allora, io pratico così, sì. Vediamo che è particolare. Un particolare soltanto, ma non lo voglio, come facci tutti i fatti questi. Ma dai, per forza. Forza, dai, Vai, vai. Dai! Calmi, calmi. Ha detto, vado in favore di quello. Così tutto più bello. Sì, piatemi sull'ambito, piatemi sull'ambito. Aspetti, che c'è un bar. Mi scoccia la coca. Mario, ritrovato laggiù. No, laggiù, non è. Ragazzi, c'è un pallone più. Salve, andiamo concentrati. Ma fuori facciamo dentro. Penso fuori, loro stanno facendo forza. Dai, forza, vai. Andiamo. Forza. C'è qua. Forza. No, dai che ci sia. Andiamo concentrati. No, stava qua. Uno che si segue adesso. Che Gigino te ne tu. Sono sempre male. Vai, dai, forza. Non lo faccio. E big match nella sfida tra Turris Ottava e la capolista Macerone, con i ragazzi Letizia che provano a fermare Volonina & Company, ma è proprio Lasso in forza alla formazione di San Sebastiano a sbloccare il punteggio. Su questo schema la palla inattiva, arriva subito il pareggio di Balirano per la Turris, che sembra rientrare nel match, ma non è così, anche se a questa occasione per si è trattenuta, però viene annullato il gol da Adil Vettini. Ci prova ancora la Torres con la palla che finisce di un soffio al lato, e poi attenzione al Macerone perché va a segno Alaia con la palla che finisce sotto la traversa, e poi il blackout dei padroni di casa consente al Macerone di allungare il passo nel primo tempo. Ancora questa chance con l'occasione, il timbro di Occhicone per la rete dell'Atletico Macerone, che qui va a rubare palla. Indecisione incredibile a palla della Turris, sbaglia Esposito, non sbaglia Occhicone, che firma così il gol dell'1-4. Con le immagini siamo al secondo tempo, la chance per Esposito, poi ancora il tentativo di Occhicone con la palla che torna indietro e l'opportunità fallita dal Macerone. Attenzione però all'immediata ripartenza con la conclusione, il gol di Donna che riaccende le speranze per la Turris Ottava, che spinge sull'acceleratore nella finale. Ancora una chance con questa conclusione, la grande parata dell'estremo difensore ospite, poi il gol di Marino che porta il punteggio sul 3-4. Non c'è il tempo per rimediare, l'ultima chance, ancora un'occasione con il Macerone che porta a casa i tre punti. Turris Ottava brillante soltanto a tratti. Punto 5, la casa del futsal, il martedì alle 23 su PUM.